Tragedia questa mattina a Sassari. Un grave incidente ha causato la morte di una ragazza di 25 anni di nazionalità rumena. La vittima stava stendendo i panni al terzo piano di una palazzina, quando dopo, probabilmente essersi sporta troppo dal balcone, ha perso l'equilibrio ed è precipitata al suolo. L'impatto della caduta le è stato fatale e gli operatori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti e le indagini del caso, mentre i passanti increduli hanno iniziato a riempire la zona, insieme a molte persone della comunità rumena sassarese. Non ce l'ha fatta il giovane 26enne sassarese accoltellato la notte di Natale nella nota discoteca di Ussi. Troppo gravi le ferite inflitte dal suo coetaneo di Ittiri, che si è avvalso di una lunga lama. La vittima è stata soccorsa tempestivamente dagli operatori del 118, che l'hanno trasportato all'ospedale di Sassari, dove è stato operato d'urgenza e ricoverato in rianimazione. Ma purtroppo ieri mattina il giovane ha smesso di lottare. Il 26enne di Ittiri invece ha cercato inutilmente di rifugiarsi nelle campagne di Villanova Monteleone, dove è stato rintracciato e arrestato, e ora si trova nel carcere di Bancalli a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Castelsardo i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Valle Doria hanno arrestato due uomini per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza, insospettiti da alcune strane manovre effettuate dall'autovettura sulla quale stavano viaggiando. I militari hanno intimato l'alta ai due castellanesi, i quali, dopo essersi disfatti di un involucro in cellophane contenente cocaina, si sono dati a precipitosa fuga per le vie del centro, incuranti delle norme del codice della strada e mettendo pertanto a repentaglio l'incolumità degli altri utenti della strada. Recuperato l'involucro, i militari si sono posti all'inseguimento dei fuggitivi, i quali, dopo una breve ma pericolosa corsa per le vie di Castelsardo, sono stati intercettati e per loro è scattato l'arresto. Lo stupefacente, quasi 6 grammi di cocaina purissima e pronta per essere spacciata, è stato sottoposto a sequestro e i due castellanesi di 43 e 33 anni sono stati ristretti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, già celebrato e per il quale il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Castelsardo. Con un video dedicato, la polizia locale di Sassari ha voluto augurare buone feste a tutti i cittadini sassaresi e celebrare l'importante lavoro svolto dagli agenti in questo 2019 che sta volgendo al termine. Centro Alfa 72, a richiesta del 118, incidente stradale in piazza Colonnello Serra. Quindi incidente con feriti, siete autorizzati all'uso dei sistemi di emergenza, cambio. Thank you.
un teatro comunale sold out si è svolto con grande successo il concerto di Francesco Renga in una delle tappe conclusive del suo L'altra metà tour 2019. Fin da subito il cantante udinese ha rimarcato le sue origini sarde, dato che il padre è salvatorico e di Tula. «La maggior parte dei miei cugini vivono qua», dichiara Renga. «Per me fare concerti in questa terra ha un sapore particolare». Sul palco erano presenti Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica e alla tastiera, Stefano Brandoni alla chitarra, Gabriele Cannarozzo al basso, Vincenzo Messina al pianoforte e alla tastiera e infine l'altro chitarrista Eghi Vezzano. Tanti i brani realizzati dal cantante udinese, da Angelo a Ci sarai, passando per L'odore del caffè e altri capolavori di un artista che ha attirato tantissimi appassionati. Renga svolgerà oggi la sua tappa conclusiva del tour alla Spezia. Nel 2020 invece Renga farà 3 concerti fuori dalla penisola e si esibirà il 13, 15 e 16 maggio rispettivamente a Bruxelles, Parigi e Londra. Salve a tutti, oggi parliamo dei diamanti mandarini. Preciso subito una informazione che riguarda la nomenclatura. Tutti li conoscono come bengalini, ma non sono assolutamente i bengalini. Vedremo poi nelle prossime puntate quelli che sono i veri bengalini. Questi vengono chiamati diamanti mandarino. Quindi preciso già in partenza l'esatta nomenclatura. Questa che stiamo inquadrando è una femmina di diamante mandarino. Noterete anche un'altra differenza, che questi soggetti che stiamo visionando in queste immagini hanno una taglia, quindi una dimensione notevolmente più grande del classico diamante mandarino che vediamo nelle voliere che tutti noi a casa abbiamo, perché questi sono dei diamanti mandarino viene definita taglia olandese, cioè una taglia che è esattamente il doppio rispetto al classico diamante mandarino. E in queste immagini sempre vediamo sia dei soggetti ancestrali, questo che stiamo inquadrando ora è un diamante mandarino grigio, quindi molto simile a quelli che vediamo nelle voliere più comuni, invece questi altri due soggetti sono dei diamanti mandarino che vengono chiamati guance nere, perché noterete che appunto invece di avere il classico colore arancione abbiamo invece il colore nero, che è anche un po' diffuso poi in tutto il corpo, che appunto essendo una mutazione ha sostituito tutto quello che era il rosso arancione del piumaggio. Diciamo che sono degli animali particolarmente rustici, quindi degli animali particolarmente allevati proprio per la loro semplicità, no? Sia nell'allevamento che poi nella gestione. Molti appassionati anche alle prime esperienze, questi sono degli animali che io consiglio tantissimo, soprattutto per chi vuole avvicinarsi al mondo dell'ornitologia, perché appunto sono degli animali che anche con poche cure, che attenzione, con questo non voglio dire assolutamente il discorso di dimenticarsi della loro presenza, ma quindi anche con una visita giornaliera si riesce comunque ad ottenere anche la riproduzione. Pensate che moltissimi mi dicono: ma io ho una coppia di diamanti mandarino che tengo all'aperto, quindi una voliera comunque sempre riparata, ricordatevi che le voliere devono essere sempre riparate comunque dalle correnti d'aria, che sono le più pericolose, anche perché in Sardegna il maestrale è di casa, quindi ricordatevi sempre di avere comunque una voliera che sia protetta dai venti dominanti, che appunto sono dannosi per gli animali, possono far venire comunque dei problemi sanitari legati come ad esempio a bronchiti, asma e quant'altro, che appunto vanno a ovviamente rovinare, quindi a creare un serio problema alla vita dell'uccellino. E quindi vi dicevo, molte persone che mi dicono: io ho questi soggetti all'aperto e addirittura nel periodo invernale vanno in riproduzione. Ebbene, è vero, perché comunque essendo un animale particolarmente rustico, se uno lascia il nido tutto l'anno, i genitori, o meglio la coppia, si preoccuperà di riprodursi tutto l'anno. Questo io lo sconsiglio, perché comunque
in natura il loro areale di riproduzione, cioè meglio il loro periodo di riproduzione, è prettamente quello alla nostra latitudine, quello autunnale, quindi fino praticamente a ottobre-novembre a seconda appunto delle condizioni meteorologiche. Ma io consiglio alla nostra latitudine appunto quello che è l'allevamento nel periodo primaverile estivo e poi ovviamente togliendo il nido. Ricordatevi che se noi lasciamo il nido all'interno della coppia, questi soggetti, come vi dicevo, si riprodurranno in continuazione, e questo è sbagliato perché la femmina soprattutto viene sottoposta a uno stress importante, che è quello appunto sia della deposizione delle uova che poi lo svezzamento dei piccoli. Quindi un consiglio che do è sempre di concentrare in una o due riproduzioni all'anno, inteso come una o due cove all'anno. Il loro mantenimento è abbastanza semplice perché appunto vi dicevo si accontentano di un misto semi sempre specifico per uccellini esotici. Noterete che i semini sono particolarmente piccoli perché appunto anche le loro dimensioni sono particolarmente piccole, quindi hanno necessità di semi di diametro abbastanza ridotto. Non si nutrono ovviamente anche loro del seme intero, ma il seme viene sbucciato, viene quindi aperto, nutrendosi appunto di quello che è il loro seme interno. Un consiglio che do è quello di separare sempre, una volta che i piccoli vengono svezzati, separare i piccoli dai genitori, in quanto hanno un ciclo di riproduzione molto breve e potrebbe capitare anche la riproduzione in consanguineità, cioè lo stesso padre o i stessi figli che si accoppiano appunto con i genitori, quindi creando una consanguinità molto stretta e quindi anche un indebolimento dei soggetti. Per cui ricordatevi ogni qualvolta che i piccoli sono stati svezzati di separarli dei genitori e metterli in una bella voliera dove possano comunque fare quella che è chiamata la muta, quindi il cambio del piumaggio, e soprattutto anche la crescita della struttura e quindi della forma del soggetto stesso. Alla prossima puntata. All'ultimo chilometro Marco Pantani sta per concludere il suo quotidiano meraviglioso show. È tornato Pantani, primo sul Mont Ventoux. Eccolo qua Pantani, ancora lui sui pedali, trionfa ancora Marco Pantani. In questo momento è il miglior scalatore del mondo. A mio padre piaceva Pantani per quel manubrio incollato alle mani che fa giocare carte scoperte e custodire una faccia antica abituata alla mala sorte ancora prima che alla fatica. A mio padre piaceva Pantani perché sapeva di eroi lontani, per quel procedere controvento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta, dovere primo di ogni pirata. Sali, 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 alto sui pedali, alto sui pedali. Sali, 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 se fossero aeroplani. Mio padre piaceva Pantani, dico parole di cose umane che si raccontano a luci spente, tanto leggere che non si sente, per poi accettare il proprio destino di ogni pirata, dovere primo. Sali, 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 alto sui pedali. Perché
capirai lontani, per quel procedere contro vento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta dove è primo di ogni pirata. Per sempre andrai, per sempre in salita, nessuno mai sopravvive alla vita. Mio padre piaceva Pantani, dico parole di cose umane che si raccontano a luci spente, tanto leggere che non si sente, per poi accettare il proprio destino di ogni pirata. TG Informazione ed approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.